Chiedete perché mai io affermo che le verità, a partire dagli esperti della psiche, come dal dottor Freud in poi, hanno affermato false verità. Sì, sono false verità che vi portano a credere che l'uomo è l'autore della sua vita, che egli la fa, quando invece la vita non è oggetto di una costruzione, ma di un annientamento. C'è un progetto totale fatto nelle forme di azione e azione uguale contraria, che moltiplicate tra di loro portano a una verità in atto che è di segno negativo. Ossia, esiste sì un modello di uno spazio cartesiano per metà negativo e per metà positivo. Esiste tutto ciò, ma nel suo complesso esiste come una verità contraddetta, perché è negata. Il valore dell'interazione tra più uno e meno uno è meno uno su ciascuno dei tre assi cartesiani. Di conseguenza, questo modello che è proposto nel suo annullamento. È un disegno che è annullato. Questa è la verità in atto. Nulla è fatto, nulla, è solo annullato un disegno. Ma accade che l'uomo, che lo vede mentre esso va ad annullarsi, lo vede nel modo fattivo. La pagina più in avanti in un libro è la numero uno, ma l'uomo, vedendola e leggendola nel senso inverso, che comincia dalla numero uno e va su quella più in fondo, su quella più indietro, su quella vicino al retro, sta andando a vedere il fondo e non il principio. Il principio è la prima pagina e l'uomo invece crede che la pagina più in avanti nel tempo e nello spazio sia quella non davanti, ma quella sul fondo. Perché? Perché arriva a leggerla dopo. Grazie alla sua lettura che fa dopo, crede che sia la pagina più in avanti nel tempo, mentre lo spazio-tempo sono la stessa cosa e sono tutto questo libro che avanza, e a mano che le varie pagine sono lette, escono di scena e si annullano. Noi le vediamo passare tutte quante in avanzamento così, rivolto all'annullamento, e siamo portati a leggere il libro nel senso inverso. Ora, se questa è la dinamica che ci porta a vedere il falso, e secondo questa dinamica sembra che l'infanzia venga prima della morte, perché la prima cosa che vediamo è la morte, è l'ultima, la morte che si trova nel retro è la vera parte iniziale che spinge in avanti tutto quanto il nostro spazio di vita. È da lì, da quel fondo, che tutto parte e viene spinto in avanti verso l'annullamento. Se noi lo leggiamo nel senso inverso, stiamo sbagliando la dinamica della nostra lettura. Di conseguenza, se vi arriva un esperto dello spirito che vi dice: quando siamo anziani abbiamo la conseguenza di quello che abbiamo vissuto quando eravamo giovani, e se uno ha delle difficoltà nello spirito, gli vanno a dire: sì, a causa della tua infanzia, i rapporti tra tuo padre, tua madre, eccetera. Perché, vedendo come dei tanti baccalà il mondo che evolve, come vediamo evolvere il sole che sorge, avanza nel cielo e va a tramontare, e vedendo la stessa dinamica nella nostra vita, crede che questa sia la verità, che come noi anche il sole
che è visto sorgere, crescere e andare a tramontare, siamo anche noi che sorgiamo, cresciamo e andiamo a tramontare, ma lo sappiamo bene, la dinamica del sole che noi vediamo è falsa, è la terra che si muove. Di conseguenza, vedete, questi esperti che vi fanno intuire che il futuro incida sul passato, sono dei gran bugiardi e attestano la falsità di una vita umana fatta dall'uomo, quando tutta la vita umana è disfatta da una forza superiore, quella che gestisce interamente azione e azione uguale e contraria in modo da ricondurla a sé. Questa è la forza superiore che trascina tutto verso l'annichilimento. Noi lo vediamo passare e trascorrere in senso inverso e crediamo che l'azione di quello che è il futuro finisca per ricadere sul passato. Una idiozia più idiota di questa non può essere affermata da un esperto dello spirito. Ma su che spirito si basano costoro? Sullo spirito che vedono presente in atto nelle forme della elettricità, perché l'uomo che vive e si vede vivo attraverso l'onda elettrica cerebrale avanza nel tempo con questa onda elettrica, ma noi non siamo un'onda elettrica, noi siamo un'onda magnetica, quella posta all'origine della percezione elettrica di quell'onda, e l'onda magnetica si muove nel senso inverso, che va verso il passato. Di conseguenza noi, ora, come punto di osservazione per l'aspetto magnetico del nostro io, non abbiamo ancora visto l'infanzia. L'abbiamo vista nelle forme uguali e contrarie elettriche, che sono uguali e contrarie al magnetismo. E di conseguenza, se quelle elettriche le abbiamo viste, elettriche, non le abbiamo ancora viste nel nostro vero io che è magnetico. E questi strizzacervelli della mutua vi dicono che questo tempo presente dipende da ciò che non abbiamo ancora visto, perché lo abbiamo visto in una forma uguale e contraria, ossia non l'abbiamo visto. Per questo io vi ripeto questo argomento, perché costoro che vi portano a credere che l'uomo è responsabile e patisce le conseguenze di se stesso, questi uomini vi dicono la bugia. Noi siamo in un disegno divino, sì, perché tutto quello che vediamo in atto è in atto grazie a qualcosa che è più forte di questo. Esiste e, togliendosi di mezzo, consente a questo di essere visto avanzare così. Ma ha ragione di questo, che è l'avanzamento negativo, quello che risulta componendo azione e azione uguale e contraria. Tra i due, quello in atto è chi combina i due. E chi combina i due è questo. Quale? Il negativo. Il negativo che c'è ma non si vede, e essendoci ma non vedendosi nella realtà, trascende la realtà, è di tipo divino rispetto alla realtà, ma secondo una divinità che è alla base di quello che poi noi vediamo. Di conseguenza, costoro che non vi dicono che c'è un qualcosa di più grande della realtà, a monte della realtà, ma c'è la vostra piccola realtà, vi porta a credere in voi stessi e non nella verità di un sistema generale che è a monte della realtà, un sistema che trascende la realtà, che è divino. E quindi, facendovi capire che lo spirito umano evolve grazie a voi, vi danno una cattivissima informazione, una informazione assolutamente sbagliata, da controbattere con tutte le forze, perché questa è la logica di un mondo che sembra una logica avanzante ed è una logica in retrocessione.
come lo è quella che si vede attraverso la onda elettrica. Una logica in retrocessione non porta a un avanzamento, porta ad un arretramento della verità. E costoro che sono esperti di questo lato reale non vi portano a una verità, ma vi portano esattamente alla verità uguale e contraria alla verità. Sono da combattere con tutte le forze. Ora Gesù disse: io ho vinto il mondo, e lo aveva vinto realmente. In che modo? Vincendo la morte, nella realtà della sua persona. Io vi dico la stessa cosa, la verità in me vince il mondo, perché si oppone, per come la udite da me, con forza, alla verità del dottor Freud, esperto dell'anima. Il dottor Freud, esperto dell'anima, è un esperto dell'antispirito. Sì, dei fenomeni che accadono secondo l'onda elettrica. Perché i fenomeni che accadono secondo l'andamento dell'onda elettrica sono opposti a quelli che accadono nelle forme del nostro vero io, che è l'io magnetico, è l'io che sta tornando già da Dio, alla sua origine assoluta. E quindi è il portatore di una antiverità, che io con la verità e basta, non con i miracoli, con l'antiverità messa in luce, sbugiardo la verità di questi falsi sapienti dello spirito e vinco il mondo nella sua verità, in quella che è creduta vera da tutti. Tutti voi credete vero nelle cose che vi sembrano vere. Io sto vincendo questa verità che voi vedete, la sto smantellando dall'origine, dal fondamento, e sto vincendo il mondo con la verità. È quel modo che Gesù aveva detto: vi manderò un altro che vi libererà, e vi libererà davvero, perché liberare voi dalla paura della morte grazie alla propria resurrezione è un esempio di liberazione che avrete anche voi, perché l'avete vista in Gesù. Ma non è una spiegazione per cui potete credere in una verità che vi libera davvero. Quella che vi dico io ha queste condizioni, perché è un verso che vi riporta tutti come io a scoprire la visione graduale dell'annientamento di tutti i gesti visti fatti nella vostra vita. Li vedrete annullare tutti, vedrete voi ritornare bambini, vedrete voi ritornare all'inizio della vita, quando essa è bella, aperta a tutto, e non c'è differenza tra il ricco e il povero, tra il personaggio importante e quello che non lo è. Tutti escono da quella vagina lì, tutti nello stesso modo. E così facendo Dio è un grande creatore di giustizia, perché dopo di avervi assegnato la vita nel massimo della differenza, perché c'è una vita tutta fatta intera che sembra la vita di un santo e l'altro sembra la vita di un malfattore, Dio conduce tutti e due costoro all'annientamento di tutti i gesti apparsi fatti nella loro vita, riconducendoli a quello stato puro di quando si viene al mondo e si è aperti a ogni possibilità. È in questo modo finale che l'uomo esce dalla sua vita, riportato innocente come innocente era prima che gli venisse assegnata la vita. Questa è la verità che vi salva, vi toglie dal gobbone il peccato vero fatto, perché esiste e sembra fatto solo in una logica che è quella del dottor Freud. Solo in quella logica lì sembra che voi facciate i peccati, ma non li fate, perché tutto si disfa, tutto sta tornando all'origine. Quindi è una parvenza di peccato a cui voi aderite con il vostro libero arbitrio di
provare gusto o disgusto per questo o quell'altro, ma sarete tutti purificati anche da questi desideri, perché nel momento finale in cui c'è il colmo di tutta la vostra vita raggiunta a quel livello, sarà raggiunto il livello dell'innocenza, della immacolatezza. Vedete, questo è il mondo che salva tutti e vi salva davvero. Vi toglie di torno perfino Satana, perché secondo questo andamento dello Spirito Santo che riporta tutti all'origine, anche il maligno, anche Satana, ritorna a essere quel bell'angelo Lucifero che era il dispensatore di ogni luce. E c'è un solo Dio, non un condominio tra l'inferno e il paradiso, per cui il paradiso c'ha Dio e quell'altro c'ha un altro re che è Satana. Niente di tutto questo dividere l'unità di tutto. Un solo Dio, solo Egli, la assoluta possibilità in potenza di essere, anche se non si è realmente presenti in atto. La pura potenzialità divina, e sarà quella a cui saremo ricondotti tutti quanti noi, come figli di Dio, tutti nella sua stessa essenza. Ecco, vedete che libertà vi porta Dio e qual è la povera libertà cui vi portano i vari strizzacervelli. Mettetela a confronto e poi giudicate chi è il malfattore in questa vita. Se Dio o chi la pensa come il dottor Freud.